Buongiorno a tutti, oggi è un'altra giornata di dirette, sono molto molto contenta per l'ospite che abbiamo tra noi oggi, che è Olga Peretiatko, e mi scuso se non è perfetta la pronuncia, però sono veramente felice di averla tra noi perché è una grandissima artista e se avrete qualche domanda, scrivetela, anche perché sono molto contenta perché lei non fa moltissime live. E sono veramente emozionata ad averla tra noi. Ovviamente saluto Samuele, il nostro collaboratore. Ciao Pericette, benissimo. E nel frattempo aspetto che lei si collega. Ciao. E nei prossimi giorni avremo René Barbera, Leila Martinucci, Luca Versano, Antonio Poli, insomma. Con Mariangela Sicilia, avremo tantissimi ospiti, quindi sono molto molto contenta di tutti gli ospiti che avremo nei prossimi giorni. Ciao Samuele, e saluto tutti quelli che si stanno collegando intanto. E sì, devo dire che sono molto molto felice di questa, di queste dirette di questa settimana. E se avete qualche domanda, sempre scrivetela, non vi preoccupate. Vedo, ciao Laura, saluto Laura. E ecco Olga, eccola. Saluto tutte le persone che si stanno collegando. Ciao, 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 come stai? Stai? Benissimo, grazie. Grazie dell'invito. Non c'è No, niente da fare, allora parli, chiacchieremo. assolutamente sì, anzi, sono molto contenta invece di averti tra noi perché Anch'io. ovviamente. Ti stimo come artista e hai Grazie. fatto delle cose veramente incredibili, quindi sono veramente molto contenta, mi sento molto onorata. Aspetta che ho Ma dai. toccato, ok. Ecco, non toccare niente. Ecco, ci siamo. Confermo. Ciao a tutti. Qualcuno Intanto come scrive, stai? oh, I don't speak Italian. Ma purtroppo, parliamo italiano adesso. Mi mancava. Parli perfettamente proprio tu, però. sì, spero. Diciamo che mi sono migliorata nell'italiano negli ultimi, diciamo, 9 anni, ecco, 10. Canto, no? Tu hai imparato l'italiano cantando. Lavorando, ma anche nella vita privata, sì, parlavo soltanto italiano perché russo non abbiamo parlato. E allora, sì, era l'unica chance di comunicarsi, soltanto parlare italiano. Beh, in realtà io sto provando a imparare il russo, devo dire che è complicatissimo, veramente tanto difficile. Lo so, lo so. È per tutti, per tutti. In realtà è domanda super, super interessante perché anche nel canto, no? Che tantissimi russi hanno questa tendenza ad avere la voce indietro, ma non è che siamo stupidi o non capiamo come funziona, no? È proprio come funzionano i vocali. Questa A non è soltanto A, no? Da noi è A. È così, è normalissima A, O, e noi dobbiamo proprio, io dovevo reimpostare tutto, e così Wow. funziona. Eppure parlavamo anche con Irina del fatto che comunque le scuole russe sono molto molto forti, cioè escono veramente tantissimi cantanti super preparati, musicisti super preparati. Sì, ma io non credo nelle scuole diverse. Secondo me la scuola di canto è unica e sola. Una sola che è un modo di cantare è solo questo. E tutt'altro è soltanto i dettagli, sì, di stilisticamente, le lingue, è solo questo. Ma il modo di cantare è unico, secondo Assolutamente. me. E tu adesso dove ti trovi? Ti trovi in Russia? No, io sono a Berlino. Ah. Sono a Berlino perché sono rimasta qui in questa cazzo, non si può dire, quella quarantena. Sì, perché noi, la prima nuova produzione di Idomeneo è stata cancellata. Fantastico con Sir Simon Rattle, il mio debutto di Elettra, fantastico. Finalmente qualcosa di interessante perché altrimenti canti soltanto a queste ragazze giovani che muoiono. Così.
A me basta, ma non ne posso più. Sì, allora sono rimasta qui e non sono tornata in Svizzera, non sono tornata neanche in Russia perché adesso vogliamo andare in Russia per sì, passare un po' di tempo con i genitori, perché amici sono insomma, tutti là, usare questo tempo, ma non è così facile perché non si trova un volo. O tu prendi un jet privato pagando non so quanti soldi, che non facciamo, o aspetti qua. E poi. E il problema è che, per esempio, no? La notizia di ieri che Pesaro ci sarà. Io ho dovuto cantare la nuova produzione di Mosè e adesso Mosè come nuova produzione non fa più, però hanno fatto questa, la produzione che hanno già fatto, non mi ricordo come si chiama, Campiere di matrimonio, non mi ricordo, e fanno concerti in piazza, ma come si chiama piazza lì? Maggiore, Popolo, Piazza del Popolo. Lì facciamo i concerti, le notizie di ieri, finalmente, cioè anche in Italia si sa come si fa. Speriamo, un segno di vita. Speriamo, speriamo veramente qui perché è stata molto discussa la questione. Quindi speriamo un po'. Adesso il 15 giugno pare una nuova data per la Sì, Repubblica ho dei letto. Teatri. Vediamo perché parlavo con alcune persone che non è giusto insomma fare i nomi, però ci sono comunque delle problematiche abbastanza importanti tra vestiti. Come si faranno con i vestiti? Cioè dovrei igienizzarli ogni. Esatto. Sì, questo. Per questo non fanno più queste nuove produzioni, perché non possono lavorare, non possono costruire le scene, il set, tutto questo non funziona. Allora, vabbè, ok, facciamo così. Poi, non lo so, io non sono molto arrabbiata con tutta questa situazione, certamente che dobbiamo pensare, però, vabbè, ok, questa quarantena serviva, la situazione era drammatica e sì, dobbiamo pensare ai nostri, diciamo, deboli, per questo, però il mondo va giù adesso, così, cavolo. Eh sì, salutiamo anche Laura Giordano, vedo collegata. Ciao! Ciao a tutti, non leggo chi sono, ma vabbè, Io ok. ogni tanto fare così perché magari si collegano amici, voglio sempre A salutare. volte, ciao. Invece volevo chiederti, no? Non ho mai avuto modo appunto di avere un confronto così, quindi sono molto contenta. Ma raccontami un po' e racconta anche alle persone che magari non conoscono precisamente la tua storia, com'è nata la tua passione per l'opera? Ma ho cantato sempre perché il mio papà è cantante lirico e lavora anche adesso, canta nel coro del Mariinsky Teatro a San Pietroburgo e allora ho visto il spettacolo da quando ero 3 anni magari. Cioè, mi ricorda anche il mio primo spettacolo, no? Che avevo visto, Faust. Ero talmente emozionata. A me piaceva essere a teatro, tra le quinte, toccare tutto, questo profumo, no, del teatro, ecco, dietro le quinte. E ero sempre lì. Poi ho cantato sempre, perché la mia mamma mi ha raccontato, per esempio, ho cominciato a leggere abbastanza presto, cioè 3 anni e mezzo, e lì ho cominciato a leggere cantando tutto che vedevo. Puoi Wow. immaginare? Tu non hai figli? No, no, no. Ecco, puoi immaginare questa situazione che tu vai a fare la passeggiata con il tuo bambino, il bambino canta in continuazione. E vabbè, è così. E poi sì, ho fatto il coro, ho fatto scuola musicale, ho suonato pianoforte e poi ho cominciato a studiare. Come maestra del coro, allora il mio primo diploma è stato questo e sono andata qui a Berlino per unica ragione perché non avevo soldi e qui educazione, cioè la scuola conservatorio era gratis, tu paghi non so 100 euro magari per burocrazia, ma in generale tutto è gratis. Se tu, certo che tu devi trovare i soldi per vivere, ma a nessuno interessa, cioè, come vivi. Cavoli tuoi, ecco. E lì ho cominciato ecco, potevo anche fare il manager magari, a creare questi concerti. Abbiamo fatto un migliaia di concerti con un quartetto
che è un piccolo orchestra, e abbiamo fatto tantissimi concerti negli ospedali, nei casi per i vecchi, per guadagnare, non so, 30-40 euro, che per me erano i soldi. E così, anche lì, come si chiama? Un blocco linguistico, scusa, ospedale, ecco, nell'ospedale una donna vecchissima con una sedia a rotelle ha detto che aveva normalmente sempre dolori e qui in questi 30 minuti ha dimenticato che aveva dolori, cioè non avevo più. E per me è stato proprio il primo, questo, ecco, non dipende tutto da me e anche la voce come il dono non è proprio tu, non è il tuo, ecco. Per me è stato chiaro che non è soltanto divertimento, come dicono nelle vostre adesso. Chi ha detto questo? Che ci divertite? Oh, va bene, no, ignoriamo questa frase proprio. Il problema dell'Italia, sai qual è? Adoro l'Italia, ma non parliamo dei musicisti, ma anche, diciamo, la gente normale, che non gradiscono, non si può dire, ma non apprezzano quello che hanno. È questo. Qui, per esempio, la Merkel, no? Che dice che opera e musica classica è la prima necessità, e lì creano i bambini davvero, cioè proprio l'educazione alle scuole dall'inizio, che ogni persona suona qualcosa, strumento qualsiasi, anche due, tre. Io conosco questi esempi. Da nessuna parte ho visto una cosa del genere. E per questo, vedi, sono più di 80 teatri d'opera qui che funzionano. E questo è un grande esempio, comunque, sì. Sì, penso che un pochino dovremmo ispirarci anche noi a livello proprio di educazione, soprattutto per i bambini. No. Ci Sì. stupiamo che non conoscono l'opera, ma d'altronde non l'ascoltano mai, non conoscono la Sì. classica. Hai ragione. C'era un altro, per esempio, anche sai, sono interessi talmente diversi, anche i bambini di adesso non sono bambini anche 10 anni fa, sono completamente diversi. Ciao a tutti, ecco, a volte facciamo il gesto. Sì, perché lo dico? Ah, ecco, che c'era una storia a Valencia. Mi hanno invitato nell'ospedale, ecco, nell'ospedale per fare non lezione, ma raccontare cosa faccio nella vita. Perché la storia, questo si chiama Centro Donald McDonald, ma non c'entra niente con McDonald's. Allora, per i bambini malati che sono venuti con i genitori per farle cure in questo ospedale. E c'era la situazione che i genitori non potevano essere con il bambino, hanno dormito, non so, nelle macchine, no? Cioè praticamente sulla strada, e da lì è nata questa storia. È una fondazione grande, molto importante, tutto adesso tutto volontario, e invitano le persone per, diciamo, ecco, per divertire i bambini, per un po' dimenticare i problemi che hanno. Allora ho visto di tutto e sono venuta, non erano per niente interessati, perché sai quanti regali ricevono, non so, questi PlayStation, cose del genere. Entro io, ho capito subito, perché erano tipo da 3 anni fino al 13, 14, e non erano molto interessati. Sono venuti perché sì, dovete venire, sono venuti. Allora ho detto: ah, sa sapete cosa faccio? Noi siamo super umani. Allora, e io ho fatto qualcosa di molto forte. Tipo un arpeggio staccato, no, subito così, e qui c'era attenzione per 10 minuti. In questo mi sono riuscita a creare proprio questo ponte con loro. Abbiamo cantato Om, abbiamo fatto esercizi di fiato, perché ho raccontato come funziona, come è importante. E lì tu capisci che adesso i bambini davvero, cioè, devi fare qualcosa straordinario per interessarli. È incredibile. Sì, è un corso, il frutto è quello, ecco, il frutto, perché non fanno educazione per la musica classica. E tu sei un alieno. È vero, è verissimo, è verissimo. Infatti è un po' la motivazione perché poi è nata Opera Life, no? Perché le persone chiedevano perché l'opera, perché ti piace, perché no? Perché canti? Sì. E così dopo da lì tutta la storia, perché la gente non,
ti guardava tipo, sì, ma è strano, Ma ma... qual è il tuo lavoro normale, no? Sei classico, soprattutto qui, devo dire, abbastanza. Però invece raccontami un attimino, no? Hai parlato del fatto che per te quindi questa, la Germania è stata sicuramente un Secondo posto caso, sì. che ti ha aiutato. Molto. E quando pensi sia il momento più giusto per approcciare magari la musica classica ai bambini o l'opera? Dall'inizio. Cominciare non subito dal Wagner, magari, no, ma ci sono, ma anche in alcuni teatri, creando, per esempio, io credo che devono aprire le porte per i bambini, anche per le scuole, per far vedere le prove, perché questo è importante. Se tu entri in un teatro e devi stare zitto per 3 ore, non capisci cosa sta succedendo, e lì nelle prove capisci tutto come funziona, che lì c'è proprio il momento quando succedono, che ridiamo, no? Casini, questo che è interessante, questo potrebbe essere un momento interessante per i bambini. Ma sì, dall'inizio. Ma a parte che io dico sempre, sì, sai, sto parlando con tantissima gente, anche con questi oligarchi russi, per esempio, ci sono, no? Ce ne sono, ecco, italiano. E loro dicono, io non lo so perché devono studiare tutti dall'inizio la musica. Sì, devono, perché a parte che questa tecnica piccola che ti crea anche, tu parli meglio, cioè, come si chiama? Guarda, non mi viene adesso. Allora, sviluppa il tuo cervello nel modo diverso, sviluppa molto più velocemente. E adesso sto traducendo cosa voglio dire. E sì, se tu fai la musica dal bambino, tu sei già molto più avanti degli altri. Questo è che devono capire. Sì, assolutamente. Invece faccio una domanda, adesso torniamo all'argomento opere. C'è un autore che preferisci su tutti? Io vorrei sapere, è una domanda multipla, ok? Allora, l'opera preferita, autore preferito, compositore e il tuo personaggio preferito? Adesso dirò una banalità, ma è quello che sto facendo adesso, è il mio preferito. Ma sì, è banale, ma secondo me è l'unico modo di essere credibile. Anche questo discorso di che ruolo preferito, non lo so, le amo tutte. Adesso questa elettrica non ho fatto la prima, ma ho cantato il concerto con la sala assolutamente vuota. Mi hanno chiamato quando è cancellato tutto, mi hanno chiamato qui dalla TV di Berlino. Ha detto: "Ah, potresti cantare domani?" Io, sì, io sono preparata, voglio cantare. Sì, hanno fatto questo concert house. Hanno tolto tutte le sedie, era la sala vuotissima, c'è cioè sul mio Instagram, ho scelto, hanno chiesto tre arie, ho scelto anche Idomeneo, la Elettra, quella l'ultima pazzia di Mozart, è anche un po' diversa degli altri compositori. E lì ho cantato, ma è una sensazione stranissima, perché a parte che la gente non c'è, però sai che ti guardano adesso 90.000 persone. E sempre questa questione che broadcast, no? Broadcast tutto dal vivo, che io normalmente odio, ma perché non puoi essere te stessa, non puoi essere libera come nella recita normalissima, no? E per me è sempre così. Io non riesco mai a essere super calma, secondo me. Ma è una questione tutto qua. Ma è strano di vedere questa sala vuota. Non voglio rifare questi concerti così perché capisci che adesso è una buonissima idea all'inizio, ma adesso non si può più perché quando apri Facebook e vedi tutti questi quadratini con tutti questi che cantano qualcosa tutti insieme, bene, vabbè, ok, per passare il tempo, ma non è la, diciamo, soluzione per sempre, no? Si capisce. A parte che nessun microfono ti prende la voce, tutte le frequenze della tua voce, mai, mai, neanche nello studio che ho fatto tanti dischi, ma neanche lì si può prendere tutto perché il cantante deve vedere dal vivo, sentire, ascoltare. Tu mi devi fermare perché parlo, No, no, guarda, io faccio una domanda perché mi fa piacere sentire la tua.
risposta. No, in realtà sono d'accordo perché è un argomento che abbiamo anche noi trattato tantissimo sullo streaming. Ti dico la verità, ti dico proprio un parere soggettivo. Noi siamo i primi che spingiamo tanto questo, però non mai come canale sostitutivo, ma come aggiunta che può aiutare magari chi non può andare da una parte, magari a vedere quell'opera lì, però non può essere assolutamente sostituita, come dicevo, con Paolo Gavazzeni, ex sovrintendente di Fondazione Arena e direttore artistico, scusami, che l'emozione, l'artista ha bisogno del pubblico e il pubblico ha bisogno dell'artista, c'è uno scambio, È no? un'altra energia, sì, è vero. È Quindi vero. dobbiamo tornare nei teatri e non avere paura, il pubblico non deve avere paura, Ma vero? sì, ma poi c'è questa questione che le chiese sono aperte e i teatri no. Ma perché? Dove c'è, dove è la differenza che tu sei con le persone così vicino lì e là? E ho postato anche su Facebook, c'è una piccola foto che per i ristoranti ci vogliono 2,74 metri quadri per una persona e per la sala nel concerto 10 metri quadri. Ma dov'è il senso? E poi se tu riprendi il viaggiare con aereo o non so con il treno, è molto stretti questi spazi. Ma poi vabbè, ok, io sono fatalista in questo caso perché se tu devi morire dal coronavirus, morirai dal coronavirus, no, no. Se tu esci adesso per strada e tu finisci la tua vita in un incidente, succederà così. Poi paura è quello che ti mangia da dentro, è questo che non dobbiamo avere per niente, e è proprio questo che vorranno da noi, avere paura. Non abbiamo paura, Certo, non ho invece paura. combattiamo la paura, dico che noi possiamo combattere la paura con la musica e basta, e lasciamo perdere questa cosa. Bene, io ti direi che di cambiare argomento ti volevo chiedere, no, tu Aspetta, hai. io non ho risposto alla tua domanda, no? Compositore preferito, ah sì, ok, compositore preferito del momento. Per me rimarranno sempre molto cari i belcantisti, specialmente Rossini, perché con Rossini è cominciata la mia carriera. Perché Alberto Zedda mi ha proposto sta chance dopo Accademia Rossiniana a Pesaro, 2006 parlo. E 2007 sono ritornata a fare la Desdemona. E adesso, se penserò, se pensassi, congiuntivo in italiano, un disastro, ragazzi. Allora, se potessi tornare, non lo so, guarda, a questo punto lì non avevo paura, non avevo la responsabilità, non potevo, diciamo, perdere, no? Non avevo perdere. Da perdere niente. Adesso non lo so se avessi questo coraggio di fare Desdemona al Rossini Opera Festival a 27 anni. Ma poi Alberto Zedda era quello che proprio ha aiutato, no? L'ho visto per prima volta nel 2005 qui in Germania, piccolo festival a Bad Wildbad, non lo so se lo conosci. E ho fatto l'audizione e lui mi ha invitato a fare Accademia, sono venuta in Accademia, ho cantato Contessa di Folleville Corinne, nella stessa produzione di Viaggio a Reims, e poi perché lui mi ha detto, lui era la prima persona che ha sentito potenziale, diciamo, lirico nella voce. E la cosa buffa è che ho cominciato da mezzo soprano, che la voce è stata sempre molto lunga, adesso anche quando parlo, parlo molto basso. Anche era il caso di, sai chi? Alexandra Kurczak. Lei parlava sempre da basso baritono, anche perché la conosco da Amburgo. Io ero sempre il suo cover, perché lei era stata nell'ensemble e io nell'opera studio, no? Io nell'ensemble, cantanti questi giovani. E io l'ho vista tipo 3 miliardi di volte, perché ero sempre per lei, sempre disposta, come si chiama? Per lei pronta. E lei parlava sempre, ma molto più basso di me, cioè proprio un basso baritono. E lì ho cominciato da mezzo soprano, e a me piaceva, sai, cantare Carmen Amneris, Dalila, sti caratteri forti. E invece, sai, la mia prima, anche nel coro ho cantato sempre secondo alto, sempre.
Le note basse ho avuto sempre e poi con la mia prima professoressa, insegnante, ha detto sì, vabbè, la voce ce l'hai, ma sei soprano, ero depressa per 3 giorni. Sì, ero 3 giorni depressa. E ho ascoltato soltanto Joan Sutherland, quello disco che ho avuto a casa, e dopo 3 giorni, sai, finisce io dall'inizio, finisce dall'inizio, cioè non mi ricordo neanche come si chiamava, c'era un sacco di arie, senza se cioè non era opera intera, ma era un gala suo. E poi ho detto, vabbè, ok, ci si può essere anche un soprano. E la cosa buffa è che dopo questa decisione, da adesso sono soprano, ho perso 15 kg. Non chiedermi perché, magari da soprani questa, sai, sensazione di leggerezza, non lo so, ma è un fatto. È vero che ho perso 15 kg in 3 mesi, così. sì, diventate tutti soprani quelli che vogliono perdere il peso. E lì sì. Cioè, ma perché hai fatto una dieta? Oppure è proprio così? È stato. Ma secondo me tutto insieme, sì, cioè, dieta no, ma ho fatto sport perché, sai, anche ho fatto karate nel mio passato e quando, ecco, primo, secondo anno come studentessa, questo coro come si chiama? Cormeister, maestro di coro, ecco. Ho preso più di 30 kg perché ho smesso con lo sport. E hanno, sai, con i primi soldi di stipendio ero tipo non so quanti erano, prime birre, prime party, tutti di notte, le sere, così. Allora, più 30 kg, guarda, in un anno, mi ricordo questo. E sì, poi ho cercato di perdere, e sono diventata soprano e ho perso tutto. Fatto, ecco, sì. Ma sì, a me piaceva in realtà, mezzo soprano. Potevo essere grande Carmen dal temperamento, non dalla voce, purtroppo. Sì, poi ai prossimi 20 anni dovevo cantare Gilde e le cose varie, sì, tutte le ragazzine. Beh, devo dire che però hai trovato la tua vocalità e poi è stata sempre una vita in salita. Ma mi fa un po' ridere questa cosa, perché solitamente è il contrario. Cioè, tante volte succede che se uno è soprano e gli dicono di essere mezzo, c'è il trauma, ma di mezzi che soprani trauma, nulla, non, questa me l'ero persa, me l'ero persa. Ma E invece. sai, io in realtà non amo questa Fach, no? Fach è super tedesco. Qui hai questo Fach e tu non entri mai di questo Fach. Se tu, la tua voce può far di più, non è detto che lo farai, perché la gente non cioè devono passare gli anni che capiranno, sì, lei può magari molto di più. E sì, per me anche, ecco, Zedda mi ha detto, sì, secondo me sarai una bella Corinna. Ma Corinna è un lirico puro. E tu, ah, sì, prova. Ho imparato il ruolo in 3 giorni. Ho trovato quattro capelli bianchi perché era super stressante. E grigi, si dice, bianchi? Quando. Bianche, ecco. Non ho visto il mare neanche in quest'anno, mi ricordo, a Pesaro, perché eravamo sempre a teatro. E ho debuttato lì e lui ci ha guardato, osservato, ha capito che ho i nervi e mi ha affidato la Desdemona, pensa te. Mi chiedono quando c'era il momento che hanno detto che eri soprano. Avevo 20 anni, no, 19, 19 anni avevo. E qui a Berlino avevo un'altra professoressa che mi ha detto subito che noi dobbiamo essere indipendenti perché, questa è una bella domanda. Vedo a volte davvero i colleghi che viaggiano con gli insegnanti. Bello, però al palcoscenico sei da solo, no? E questo che mi ha proprio detto da subito la mia professoressa qui, Brenda Mitchell, e la scelta perché si chiamava Brenda Mitchell, io non parlavo una parola tedesco a questo punto e cercavo qualcuno che parla inglese, sembrava che parlasse inglese. Era una grande donna, sì, un grande supporto anche adesso, anche qui ha comprato già i biglietti per venire a vedere Idomeneo e tutto cancellato. Vabbè, succede. Ah, spero che non succederà mai più, ma sì, tutto Dai, dai, sarà bene. rimaniamo positivi. Sì, E sempre.
Proprio in questi anni, quindi comunque anche la tua voce ha preso sempre più evoluzione. E cosa è cambiato magari dalla Olga di 20 anni ad oggi? Come senti che è evoluta la tua voce? Dove senti che è cambiata di più? Ma tanto, eh. Ma poi da me è successo in un anno, in realtà, quando avevo, ecco, dal 2009 fino al 2010. È una questione ormonale, sì, per questo che noi le donne, da noi, è tutto dagli ormoni, non sei tu, sei tutta la fabbrica chimica che produce i ormoni e gli ormoni ti guidano. Ecco. E lì in un anno è cambiato tanto, perché mi ricordo 2009, a Pesaro ho cantato La Scala di Seta e 2010 Sigismondo. E lì mi hanno detto tutti: ma che è successo? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non lo so, ma questo, come sviluppa la tua voce deve essere in modo molto naturale, non è che spingi, diventi più forte, no. Cioè è una tendenza, è anche pericolo. Quando, per esempio, un cantante che comincia a cantare nei teatri enormi, tipo Met, no? Scala, e lì se tu non sei preparato, non preparato, un altro discorso, ma non, se non capisci la tua psicologia, comincia per questi spazi enormi, cominci a spingere. Se cominci a spingere, sai come finiamo, sì. E perché tu cerchi il volume, e volume e spingere sono questioni tutte diverse. E tu devi passare un po' di tempo per me, per esempio, che capivo che sta succedendo. E perché il problema è che noi dobbiamo avere sempre insegnante, no? E tu devi sempre mantenere la tua voce, diciamo così. E se, appena appena cominci a far tutto allargare, intubare, che tu pensi: ah, come mi sento benissimo, ma non ti sente nessuno dalla decima fila. E devi sempre avere una persona che te lo dice, no? E poi sì, poi noi aggiustiamo la voce, diciamo, lavorando. Non è che tu devi poi smettere per 3 mesi, cancellare tutti i contratti, adesso vediamo come funziona. Tu lo fai proprio andando avanti. Per me una soluzione è questa, che devo sentire, ascoltare la voce molto attentamente, cosa vuole, no? Dove sta andando, e andare piano. Adesso, per esempio, io sono super contenta come si sviluppa, perché ecco, aspettando un po', lo so, mi dicono adesso tutti che adesso il centro è diventato enorme, è anche caldo, carnale, come lo dico, in italiano non funziona, ma comunque con la carne, no? E non avevo questa voce prima. Adesso posso cantare molto di più, il repertorio più grande, che per esempio adesso un anno fa, 2 anni fa, ho fatto Racconti d'Hoffmann, tutte le eroine, che prima ho cantato soltanto la Olimpia e basta. Adesso posso fare anche tutte, tutto come era previsto, perché Racconti d'Hoffmann erano per un soprano. Eh sì, un discorso. Trovare il tuo repertorio è la cosa più, diciamo, difficile della tua vita. E adesso sì, faccio tanto Mozart, dovevo fare questo idomeneo, ho fatto Pamina per la prima volta, perché prima ho fatto Königin der Nacht, e il sviluppo secondo me è normalissimo, naturalissimo, solo che io cerco di non perdere quello che avevo, cioè estensione. La mia routine è sempre questi tre arpeggi di 3 ottave o 2 ottave e mezzo, dipende come mi sento, e basta, è soltanto. Devi capire come funziona la tua voce, e soltanto tu lo sai. Sì, è come soggetti, è un po' come capire chi sei, è una cosa un po' più, come dire, da scavare dentro di te, ascoltarti, no? Invece Mozart, solitamente molto spesso, secondo me, non sempre correttamente, lo danno anche magari ai giovanissimi, alle prime armi, mentre Mozart comunque è molto difficile perché è molto pulito, no? E che consigli ti senti di dare per cantare Mozart? Diciamo che Mozart per me è un psicologo. Poi tu puoi, uguale, soprano o mezzo soprano, tu puoi cantare qualsiasi ruolo in Mozart, perché non c'era proprio questo Fach, no? Che questa parola che odio, perché
Lui ha creato i ruoli proprio per per il cantante, la cantante quella lì che aveva, no? E poi hanno deciso che queste categorie Fach. Poi, per esempio, Nozze di Figaro, no? Ho cantato Barbarina, Susanna, Cherubino e anche la Contessa 2 anni fa. Sì, adesso, perché si può fare, si può fare. È un genio. Ma per me. La tua voce non è come bel canto, diciamo, no? Nel bel canto sei libera, ma proprio libera, no? Cambiare tutto è un approccio proprio diverso. Nel Mozart sei un parte dell'orchestra, secondo me, perché non è un protagonista, no? In qualsiasi opera, neanche Don Giovanni è protagonista, perché tutti sono protagonisti. È un ensemble, e questo è molto bello, però devi arrivare per godere. Perché all'inizio tu pensi, ah, devo cantare sempre Lucie de Lammermoor perché sono quella che si può fare, no? Devo fare solo questo. Ma poi andando avanti, cioè, io godevo Mozart. Adesso la Pamina, che ho cantato Pamina, prima ho pensato, ma che noia, adesso è una bellezza incredibile questo ruolo. Qui è anche Idomeneo. Bellissimo, io potevo anche cantare Ile, per esempio, però la Elettra è molto più interessante, no? Come carattere, c'è cioè talmente una donna cattiva, no, ma non cattiveria per cattiveria, ma la vita ha fatto questa donna così, no? Anche lì c'è un proprio psicologo. Io non posso dire per tutte, no? Ma io capi ho capito per me che devo ritornare regolarmente a cantare Mozart. E Mozart ha fatto tante cose, anche le cose assurde tipo Lucio Silla, no? Questo Junior, che è un ruolo, boh, la cosa più difficile che ho mai fatto. A Salisburgo, al festival, è stato molto interessante. E sì, ma adesso canterò anche la Dettelia. Anche lì c'è Mozart, deve avere la voce molto lunga, no? È sempre così. Non è che, per esempio, le fermate nel Mozart non ci sono, no? Per esempio, adesso io a Simon Rattle ho detto, posso andare su, no? Dopo l'aria a fare un lungo do acuto? Lui dice, guarda, normalmente non lo farei, ma dai, facciamo con te perché proprio ci sta benissimo questo do. E l'ho fatto nel concerto, però sì, purtroppo è tutto spostato. La nostra prima sarà a gennaio. E sì, speriamo che finirà questa pazzia, si può fare, che canteremo. Ah, adesso mi dicono dall'America, per esempio, che cancellano tutto fino al dicembre. Non lo so. Il mondo è diventato pazzo. Beh. Bel canto. Nel bel canto, questo mi piaceva, ecco, puoi essere libero. Anche queste variazioni, no? Adesso fanno i tali, perché ecco, diciamo, la gente è cambiata, non si può ascoltare adesso 4 ore in fila, no? Ecco, seconda strofa nella cabaletta, normalmente tagliano. E non lo so, ci sono alcune persone che aspettano soltanto questo, no? Soltanto variazioni, un acuto basta. Però adesso, se tu guardi, devono accorciare un po' le opere, perché se tu leggi adesso anche Facebook, tu leggi così al diagonale, la gente è cambiata, la mente è cambiata, non riusciamo più a leggere, non so, articoli lunghi, per esempio, no? Non dico per me, ma è una statistica. E lì, se pensi lo spettacolo come meditazione, per esempio, questo potrebbe essere interessante, perché tu stai sul momento, no? Nel momento, ascoltando la musica, concentrandoti proprio che sta succedendo. E questo è meditazione. Se tu non lo so, sai, se pratichi, ma quando fai la meditazione è proprio questo, sei nel momento e proprio osservi cosa sta succedendo adesso con il tuo corpo, come respiri, proprio nel momento. È questo che la gente di oggi non può fare più. E insieme con lezioni di musica, ogni bambino nella scuola deve avere anche lezioni di meditazione. Sono
assolutamente convinta di questo. Aiuta, aiuta. Chiederti, c'è un teatro alla quale sei particolarmente legata? Ah, non lo so dire. Amo tutti questi teatri che dove lavoravo. Ovviamente ci sono alcuni, tipo La Scala, no? La Scala è un teatro speciale perché è un tempio della musica, dell'opera. Anche Arena di Verona mi è piaciuto tantissimo cantare lì. Ho fatto Gilda. È una cosa molto speciale. Dopo Arena non hai paura più. Questo che okay. Però lo spettacolo lì è stato molto bello, cioè proprio bello, che tu tira tutto di te, no? 300% era il miglior magari Gilda della mia vita, non lo so. Met particolare, in Germania mi piace molto qui Staatsoper Unter den Linden, a Berlino, ma mi piace anche München, Bayerische Staatsoper, Vienna, teatro molto speciale anche che ama i cantanti come altri tempi, no? Così, in Francia mi è piaciuto moltissimo questo teatro di Champs-Élysées, ma tutti, guarda, non si può dire che adesso questo mi piace, questo non mi piace. Acusticamente, a un certo punto ho deciso di non pensare più perché non ti farà la vita più facile se pensi anche all'acustica. E se tu riesci a cantare, non so, all'Arena di Verona, allora canterai dappertutto. Cioè, non è che io se canto con la mia insegnante nella sala così, canto diversamente, no. Cioè. Sempre uguale. Perfetto. E invece c'è un'opera che consiglieresti a una persona che non è mai stata a teatro? Come la prima opera? Elisir d'amore, magari. Certo. Traviata. Sì, qualcosa, non so, qualcosa di Puccini, la Bohème, le cose che drammaturgicamente chiare, no? Non è belcantistico, no, per favore, perché a volte il libretto è talmente assurdo, specialmente da Rossini anche, se tu leggi chi, che relazione ha, non si capisce proprio niente. Anche per esempio, ma vabbè, ok, devi avere tutto il contesto, no? Non è poi tirare dal contesto. Anche per esempio Bellini, no? Bellini è diverso dal Rossini, però anche belcantistico, no? Da noi sempre dicono Bellini, Rossini, Donizetti è belcanto, tutt'altro non è belcanto. Per me tutto è belcanto. E Verdi non è belcanto? No, è una questione soltanto del libretto. Sì, che ha più senso, diciamo. E poi sono venuti tipo Mascagni, no? Con tutto questo realismo. Però, interessante questa domanda, grazie. Perché se tu pensi nel Rossini, tu come spettatore devi decidere per te a volte chi è buono, chi è cattivo. E nell'opera tipo Wozzeck di Berg è talmente tutto chiaro, è tutto già spiegato, perché il pubblico sta diventando pigro, più pigro, no? Che devi spiegare tutto. Poi è venuto Stockhausen, è un'altra storia, ma diciamo dal libretto, dalla storia di che cosa si tratta in questa opera, è così che ti spiegano tutto, anche Puccini ti spiega praticamente tutto, no? In Puccini tu sai, in quella nota lì, in questo secondo lì, tu piangerai, per esempio la Bohème, no? È sempre questo accordo che dove piango, uguale come mi sento, chi canta, come canta, ma piango sempre, è sempre. È già predeciso per te, no? Rossini non era così. Bellini era talmente naive, perché quando ho cantato la Sonnambula, no? La storia è assurda, no? Ma è assurda e molto naive, però devi proprio prendere il contesto che la gente era così, le persone erano più naive e che sì, non erano queste problematiche Eh sì, di alla oggi. fine siamo anche alla storia, se ci pensiamo, no? Perché comunque prende anche tanto spunto dalla letteratura, dal fascismo, dallo Sturm und Drang, da un sacco di cose. Quindi si è andato sempre di più a rappresentare la verità della vita che stava cambiando, come il Borghese, la Traviata, no?
E invece ti volevo chiedere, Io leggo adesso un po' di... non capisco cosa vuol dire Luciano. Se la signora si allena ancora al sacco, tira non so. pugni e calci da fare male. What? Cosa? Perché prima hai detto che hai fatto sport, no? Karate, sì. Karate. No, Ma ti adesso karate non lo faccio, ma faccio altro sport, tipo, che si può fare dappertutto. Jogging e yoga, normalmente. Scusa. Avevo capito dalla meditazione che dicevi. Sì, ma questa meditazione mi è venuta dal karate, perché lì ci hanno insegnato come si fa, perché si fa, e mi aiuta molto, ma molto. Io non capivo in tanti anni che era proprio un momento molto importante della mia vita, che a parte che io non credo nei come si chiamano, niente succede per il caso, no? Tutto è già, diciamo, succede quando sei pronto, nel tempo giusto, e se no allora non sei ancora pronto. Così, scusa, dicevi, volevo fare una domanda. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dammi se ogni tanto ti interrompo. Allora, volevo chiederti invece, cosa sono le cose secondo te più importanti tecnicamente? Cioè, qual è le cose sulla quale tu presti più attenzione? Sì, la posizione e il fiato, alfa omega, e omega nel canto, solo questi. Perché in principio noi facciamo quel lavoro per farsi sentire molto lontano, no? Dobbiamo, con tutte queste corde, due piccolissime corde vocali, ad arrivare al 100 metri di distanza. E per questo allora tu usi, Madonna, come si chiama? Risonanza. Come funziona risonanza? Dove c'è? Come si fa? Sì, il fiato. A proposito, fiato, no? Non lo so se hai visto, ho fatto alcuni esercizi di fiato, perché conosco tantissimo, anche da parte no? Di karate. Sono adesso, per esempio, vedo che nessun cantante lirico era ammalato di questa cavolo di malattia. Perché? Perché i polmoni sono sviluppati da noi, perché noi sappiamo come respira, e la gente normale non si sa, perché adesso è diventato tutto così, tutto è diventato più, Madonna, non leggero, ma quando non respiri così, ma così, come si dice? A metà. Ma a metà, ma dammi un'altra parola. Più alto, non lo so. Non profondo, ma Superficiale. Superficiale. grazie, superficiale, sì. Ecco, superficialità è diventata la parola del secolo, secondo me, in tutto, non soltanto nel fiato. E allora, conoscere, accendere la tua coscienza, come funziona il fiato, ti aiuta anche nella vita, non soltanto che devi essere cantante lirico, no? Per non ammalare. E per è venuta questa idea, ho fatto qualche video per raccontare diversi sistemi, cioè, non sono finite, soltanto che non ho più voglia adesso, tornerò ancora per fare questo, perché è un lavoro, sai, adesso abbiamo tempo, ma sai, fare il video, poi fare un montaggio, postare, essere in contatto con tutti che ti scrivono, scrivono a chiedere, richiedere. La cosa che faccio molto volentieri, anche tantissimi cantanti giovani mi chiedono anche fare lezione. Ho fatto tante, però quando lavori non si può fare due cose insieme, perché prende tutte le energie insegnamento. Però lo faccio molto volentieri, devo dire, che cioè, è una questione di... A volte tu devi proprio dare una parola che cambierà la vita. Per me era così con Maria Ludevia, no? Quando sono venuta per la prima volta a fare lezione con lei. Cioè, mi ha fatto un gesto che ho capito subito e mi ha cambiato la vita da così a così, subito. Cosa posso dire? È davvero che ragazzi che mi scrivono, io
parlo con loro, rispondo, perché lo so l'importanza di questo che sta un po' succedere. Mi ricordo la mia esperienza e lo faccio avanti anche, aiutare agli altri è importante anche, sì, molto. Penso sia molto bello invece che ti dai e ti doni comunque anche ai giovani perché hanno bisogno. Invece, proprio a riguardo di giovani, che consigli ti senti di dare loro? Prendere tempo più che l'altro. Sì, non, certo che quando sei giovane voglio subito ieri, no? L'altro ieri, meglio. Però no, anche la voce, anche il sviluppo della voce, anche la tua formazione, questo è tutto il tempo. Ma poi preparazione per l'opera non è che studi le note e basta, no? Che leggi. Tutto sulla storia, tutta sull'epoca, tutto di tutto, guardi i film, perché secondo me tutto che stai guardando, stai leggendo, si sente poi al palcoscenico, perché diventa una cosa molto complessa. Si sente se un cantante è stupido o intelligente, anche questo si sente, anche il carattere si sente nella voce. Assolutamente, quindi dare tempo e darsi tempo Sì, anche. prendere tempo, studiare bene, trovare il tuo insegnante, questo è importante. Purtroppo vedo a volte esempi di una pazzia. Questo è stato sempre un problema del canto lirico, no? Erano tantissimi profani che si hanno venduto come grandi guru, no? È un problema. E poi, sì, quanti sono cantanti traumatizzati, no? Che a volte mi raccontano le storie che io non posso credere proprio, cioè, da un film, di Pazzesco. Almodóvar, davvero. E sì, trovare un insegnante e rimanere sempre in questa strada, perché si deve capire che noi non smettiamo di studiare mai, perché la voce cambia, personalità diventa un po', sì, diciamo, cambia. Non ti sento più, scusa. Dico che cambiamo. Sì, cambiamo, sì, tutto cambia, e le donne specialmente. Sì, sì, prendere, sono questo. Essere sempre curiosi, non cercare i nemici, perché quello che odio proprio, che tutti questi discorsi nel couloir, intrighe, o questo è proteggiato, questo dorme con tutti, questo non so che fa, ma non funziona sto mondo così. Cioè, devi essere al palcoscenico, devi avere la tua presenza, fiducia, la voce, conoscenza di tantissimi aspetti, che la bellezza, non bellezza, non si vede dall'ultima fila, che devi convincere con tante cose, ma non con queste. Allora, non cercare i nemici, perché non funziona così. A parte che torna tutto. Cioè, io negli ultimi anni ho visto un po'. Anche la prossima puntata possiamo fare di hater, no? Che questa è una cosa molto interessante, sì. Delle Comunque, io credo che tutte le persone sono buone, e se succede qualcosa non è che sono cattive, ma la vita ha fatto così, queste persone. Vabbè. Siano tutti felici. devo dire che sei molto simpatica e quindi dici delle perle, però e le lanci scherzando, però sono delle perle, quindi per udire Oda. E invece volevo chiederti, ma chi è oggi Olga in 5 parole? 5 parole non bastano. Che pensa più di se stessa, finalmente, che prende tempo, che è felice. Ah, bastano solo 3, guarda.
A proposito, tu mi hai detto se io sono simpatica. Ci sono alcune persone che pensano che sono super arrogante, stronze e cose varie, no? Ma la cosa è perché noi non, russi, dico, non ridiamo tanto, non sorridiamo neanche, perché nostra formazione era diversa, la vita era molto più dura, no? E se tu guardi, per esempio, metropolitana di Mosca o San Pietroburgo, tutti sono di Dostoevskij proprio, nessuno sorride, no? Io dovevo imparare di essere solare, ma poi sì, la luce è dentro di te, e questo che ho capito anche che sei unica persona a chi devi fidarsi, e poi purtroppo sincerità è super importante nella mia vita. Io non accetto più i compromessi, questo, specialmente nella vita privata. E sì, è che sono felice, perché a volte pensi, ah, ho depressione, non voglio uscire, non lo so che cosa, devo smettere, basta, così succede, no? Ma poi la ricetta per combattere sto mood è guardare indietro, quegli ultimi 15-20 anni, dove sei stata, cosa hai fatto? E pensi, cazzo, sono felice. Sì, che sono felice. Sì, che sono super felice, sono grata, sì. Gratitudine, che è la cosa che è diventata molto importante negli ultimi tempi per me. È così. Sono d'accordissimo, è molto importante la gratitudine. E comunque qua confermano, sei super simpatica. Una ragazza scrive, sei meravigliosa alla Spagna, vabbè, in Spagna diciamo, dice verdad como puños. Cosa vuol dire? Penso che voglia dire, come dicono, si dice verità come i pugni. Pugno? Ah, ok. Sì, ma quello è tipico io, sono, guarda, io ti guardo, cioè, se parliamo, non faccio il consiglio se me non chiedono, però se mi chiedi consiglio, allora ti farò dirò la verità. Magari non così, ma è un modo, per esempio, anche nelle lezioni, che devi stare attenta che in un'ora finirà, no? prima volta da me è successo, ah, dove sono tutte? Sì, cosa dicevo? Cosa dicevo? Mi sono persa. Dei consigli, che se dai dei consigli invece Ah, poi. ecco, sì. La mia insegnante, no? La mia prima insegnante che mi ha detto che non sono mezzo soprano, lei ti potevo tirare, non so, bottiglie in testa se non hai imparato qualcosa. Così. E noi eravamo sempre attenti. Qui in Germania tutti sono meravigliosi. Uguale come canti, dicono wonderful, so. Fantastico. Io dopo la prima e seconda lezione con la mia professoressa, è un modo di fare, non è che male o bene, no? È così. Dico, Frau Micho, diciamo così che io non voglio più ascoltare questa parola dalla vostra bocca, no? Fantastico, amazing. Lei dice, ok. E da lì mi ha detto sempre, non è male, virgola, ma, e poi ci sono i consigli. Sì. Buffo, ma è vero. È anche culturale, assolutamente. Invece volevo farti l'ultima domanda. Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato il palcoscenico e la musica? Che la musica ti sarà sempre fedele, che soltanto il tuo, cioè il palcoscenico può essere anche molto crudele, non è palcoscenico, sì, è anche palcoscenico, alcuni palcoscenici sono molto crudeli. Però non ti tradisce, non ti tradisce mai il tuo lavoro, però non è tutto. Devi saper vivere fuori dal palcoscenico per poter dire che sai, le cose che proprio odio, che tutte queste star, prima donna, queste parole, e che non è che noi ci chiamiamo così, no? Un PR, non so, la stampa che ti dà queste parole, ma è un controproduttivo, perché poi sai, a parte che in tedesco c'è una frase bodenständig, no? Essere sempre sul pavimento, rimanere sempre sulla terra, non andare tra le stelle. E, arroganza non aiuta mai. E poi quando tolgo, diciamo, il make-up, mi devo riconoscere, no? In Certo. tutti i sensi, in tutti i sensi.
Sì, la cosa che auguro a tutti è proprio conoscere se stessi, questo è importante. Se tu sei sincera con te stessa, tutto andrà bene, sempre. Grazie, Mamma io ti mia, come sono saggia! Ah. saggissima, io ti ringrazio. Poi hai detto saggiamente, tra 57 secondi si chiude, quindi io ti saluto, ti ringrazio, Grazie dell'invito. un piacere, spero di incontrarti, se verrai in Italia fammelo sapere, Va e bene. ti abbraccio forte e spero che avremo modo di anche intervistarti qui in magazine. Ti ringrazio ancora. Grazie. Metti questa intervista nella tua storia poi dopo, per 24 ore, E no? sarà salvata direttamente sul profilo. Che... Perfetto. Quindi, come Ok, profilo. allora farò il link. Grazie, grazie mille. Ciao. Stai bene. Ciao. Ciao.